Le quattro sventure. Quattro Pokémon portatori di sventura che dovettero essere rinchiusi per la loro malvagità, onde evitare la distruzione della regione di Paldea. Ed è per questo che oggi andrò ad aprire i loro santuari per catturarli. Quale modo migliore di iniziare post-game se non con un bambino di 10 anni che va ad aprire i santuari della sfortuna e prendere quindi nelle sue mani queste quattro bestie mostruose che portano morte e distruzione? Come i quattro cavalieri dell'Apocalisse. Strana coincidenza, eh? Ad ogni modo, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Pokémon Violetto. Primo episodio del post-game, primo di pochi. Sta per volgere a termine la serie. Comunque, per attivare la quest... O meglio, per essere più preparati per la quest delle quattro sventure, vi conviene seguire le lezioni di storia. Dopo l'esame di metà anno, ci sarà la quarta lezione di storia, dove la professoressa Moresia o Moresia, chiamatela come vi pare, vi racconterà, a linee molto sommarie, la storia di questi quattro gioielli portatori di sventura. Dopo la lezione potete andare a parlare con lei nella sala professori e successivamente la troverete nell'atrio della scuola che sta consultando dei libri. Se parlate ancora con lei vi racconterà meglio la storia di queste quattro sventure, che erano in realtà gioielli, tavolette e quant'altro, date in dono ad un re. E il re durante la notte però perse tutto perché questi gioielli passati di mano in mano si erano intrisi di tutte quante le parti peggiori dell'essere umano. Quindi il re in una notte perse tutto quanto, il suo castello, tutta la sua fortuna. Inoltre ci racconta anche che togliendo dei paletti sacri, sparsi ovviamente per la regione di Paldea, sarebbe stato possibile aprire i santuari che contengono queste bestie. E come se non bastasse, non abbiamo alcuna informazione su dove possono trovarsi questi fantomatici paletti. Ma la professoressa ci dà l'ubicazione dei quattro santuari. Quindi armiamoci di pazienza e coraggio e cerchiamo per ogni centimetro di Paldea questi paletti. Oppure no. In realtà esistono ben tre modi per trovare questi paletti. Il primo, che è il più tedioso, battere Paldea centimetro per centimetro. E non è proprio facile battere tutta quanta la regione, specialmente quando devi infilarti dentro delle grotte. Il secondo prevede l'uso di Map Genie, che vi lascio in descrizione, e bene o male dà l'ubicazione esatta dei paletti, quindi l'area circoscritta è meglio di niente. E terzo ed ultimo metodo, guardare i centinaia di video tutorial su YouTube, che credo sia quello preferito da tutti. Ad ogni modo, andiamo a catturare queste quattro sciagure. I design mi sono piaciuti davvero, davvero tanto. Non pensavo fossero così belli, tranne il pesciolino, che è strano, però penso sia top tier per quanto riguarda, perché la sua abilità è davvero interessante e, dato che riduce, mi sembra, la difesa speciale, vai con catastrofe e praticamente sciotti tutto quanto il team avversario una volta che lo porti a livello 100. Insomma, è davvero un bel pesciolino forte, potente. E poi la lumaca è davvero fighissima e dovrebbe rappresentare le tavolette della sciagura. Invece il pesciolino rappresentava i gioielli ricurvi. È bella, la lumaca è davvero davvero figa. Ricorda un po' il design di Bramblegast, perché, gli occhi messi lì in quella maniera, sì, ci sono Pokémon molto atipici a Paldea, ed è anche questo il bello di Pokémon che non sembrano Pokémon, come da sempre è stato. Inoltre abbiamo un cervo che ha un vaso in testa, e la descrizione del Pokédex è davvero divertente, dice che anche solo appoggiando la testa a terra può creare crateri enormi, così senza motivo. L'ultimo è quello che mi è allo stesso tempo piaciuto di più e piaciuto di meno, perché il design è bello e anche l'idea delle zanne è bella, ma il problema è che quelle zanne sono una spada spezzata a metà e ficcata su per la bocca. È quello che mi lascia un po' perplesso, però è bello e brutto, non lo so ragazzi, mi piace comunque. Mi piacciono tutti, la lumaca insieme alla donnola più di tutti.
Ad ogni modo, per questo video è tutto. Non ho fatto il tutorial su come cercare i paletti perché se ne va un'ora come minimo. Ci ho messo un'ora buona a trovarli tutti, quindi... E anche perché altri 1000 canali hanno già portato il modo su come trovarli questi fantomatici paletti. Ad ogni modo, io vi ringrazio per aver seguito il video. In descrizione trovate tutti quanti i link utili. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye!